All'ospedale Cisanello di Pisa è stata inaugurata un'intera area ambulatoriale dedicata alla sperimentazione e alla somministrazione degli anticorpi monoclonali e anti-Covid. Pisa è stato il primo centro italiano a iniziare la sperimentazione clinica dei monoclonali, ma ora la somministrazione è partita in tutta la Toscana. All'inaugurazione dell'ambulatorio era presente anche il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Sono qui perché il professor Menichetti è in qualche modo l'avanguardia di 12 strutture che in Toscana somministreranno gli anticorpi monoclonali, non i vaccini che prevengono, ma la medicina. E conseguentemente abbiamo 1.080 dosi che dopo ampie sollecitazioni abbiamo avuto da Roma, dal Ministero, e queste saranno le prime medicine per quello che riguarda la cura del Covid-19. Peculiarità del centro di Pisa è che noi portiamo avanti un percorso parallelo che è della sperimentazione. La sperimentazione, adesso noi stiamo portando avanti il protocollo del cocktail monoclonale di AstraZeneca, che è una coppia di anticorpi che vengono somministrati per via intramuscolare, e poi il prossimo maggio si spera riusciremo a decollare con gli anticorpi già celebratissimi di Toscana Life Science. Gianni ha anche annunciato che sarà assegnato a Menichetti il Pegaso d'oro per il suo impegno prima nella cura del plasma iperimmune e ora sugli anticorpi monoclonali.